Guardiamo un po' questo gameplay leakato di Belvet. Poi ce ne sarà un altro domani o dopodomani, però ce lo guardiamo. Sorry, this is during the MSI. È livello 18, eh? È livello 18 sto coso. Qua è già nella sua final form, mi sa. Quindi non so se è già in R. Penso sia già in R. Vi rendete conto che il suo attack speed è una roba guardale. LNG Pick 35, creo que Fotic ha sido el mejor tirador de la temporada, de hecho lo ha demostrado incluso también en los playoffs a pesar. Va sottoterra, esplode. Quanto dasha! Che cazzo è? Quanto dasha! Top Esports también hizo como un run milagroso desde la quinta posición hasta llegar al final del torneo, pero al final se impuso Royal gracias a Vin y a Xiao. El Royal del MSI del año pasado. Allora, ha 4 punti attorno a lei, ok? Ha 4 punti attorno a lei. Secondo me, ipotizzo, secondo me farà dei danni extra se colpisce da quel lato, tipo Urgot. Oppure potrebbe dashare da quel lato. MSI broadcast. I'll just play it and then I'll talk about it. Ok, ok, dash. Allora, praticamente può dashare nei quattro angoli cardinali. Se ce l'ha. Tipo, adesso ce l'aveva. Ha dashato. Just play it and then I'll talk. E gli è andato off, visto? Gli è andato off. Quindi ora lei può di nuovo fare giù e su. Cioè si muove tipo così. Ne ha preso qua, ora ne ha preso un altro su, ne ha preso un altro in quella direzione, non so come. Ora ha lasciato giù, ha lasciato sopra e se ne è ripreso un altro sotto. Con questa esplosione non ho idea di cosa sia, boh. Vabbè, ma che è sta cosa, raga? No, ma cos'è sta roba? Mamma mia. Ma poi, ma quanta vita recupera? No, no, Viego 2.0. Viego 2.0, ragazzi. Viego 2.0. Ogni volta che esplode è quando uccide, quando prende l'essenza di un nemico. Sicuramente. Sì. Aspetta, rivediamolo. È AP, AP. Vedi che c'è questa, vedi che c'è questa roba viola che è l'anima o comunque l'essenza di Kane che è appena morto. Lei ci va addosso, esplode e si ripiglia 500 HP e mi sa che diventa anche intargettabile. È Viego. Oddio, non so se è intargettabile, ma è Viego, raga. Sì, ti ruba la vita, tipo ti consuma, ti mangia. Ed esplode e quindi immagino che farà danno. Sì, ma cos'è? What the fuck? Vedi? È Viego. È Viego, solo che non ti ruba il corpo. Ti mangia e fa esplodere tutto il circondato, tutto, e ti fa esplodere AOE. Funziona così. Allora, diciamo già le spell. La sua passiva ha sicuramente a che fare con l'attack speed, perché non so se avete notato quanto attack speed ha. L'avete notato quanto? Guardate. Cioè, avete notato quanto cazzo attack? Fatto che sembra che tira gli schiaffi. Quindi la sua passiva ha sicuramente a che fare con l'attack speed. Questa roba che si muove in quattro direzioni, non ne ho idea. Comunque, boh, potrebbe essere la W, la E, che cazzo ne so. Madonna ragazzi, non ho fatto in tempo a chiudere la live per fare il video su Belvet, che già fanno uscire un altro trailer del gameplay. E questo è ancora più diverso, è ancora più particolare, perché vediamolo. Non so se notate. Non so se notate che ogni minion che ammazza diventa un vo...
un robino del Void. Ogni minion che ha ammazzato è diventato un robino del Void. Qua ce ne sono già 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, praticamente è una cosa fuori dal mondo. Ed è un jungler. Ragazzi, è un jungler, eh. È un jungler. Ma se ha questa passiva che trasforma i minion nemici in suoi, è una cosa fuori dal mondo. È una cosa fuori dal mondo, non avrebbe senso. Perché ti fai doppia wave e spingi con doppia wave, ok? Non sono minion normali perché muoiono in un colpo. Non è vero! Non muoiono in un colpo! No, è no sense. È no sense. È no sense. Non è possibile. No, ci deve essere... No, è un pesce d'aprile, raga. Non è possibile. Non è possibile che ogni singolo minion che lei uccida si trasforma in uno suo. È una cosa... No, è una cosa impossibile. Cioè, tu prendi questa roba in solo lane, pushi la wave e ti trovi il doppio. No, è una cosa... No, è impossibile, raga. È impossibile. C'è qualcosa che non va, sicuramente. Deve essere un gameplay leak, un gameplay falso. Però come fa a essere falso? Non può essere falso. E i minion attaccano pure... No, c'è, no, c'è, qual, c'è qual, se è così è... Se è così è broken oltre ogni limite. Comunque, mi sa che mi ero sbagliato, perché ha la sua forma finale già dall'inizio. Probabilmente prende la R e ce l'ha già, oppure boh. Quei numeri bianchi sono danni puri. Ha anche danni puri. No, broken, raga, broken. Non ho visto i numeri. Non si sanno ancora tutte le spell. Broken, raga, broken. Broken. No, cioè, solo il fatto che... Solo il fatto, vi ripeto, solo il fatto che i minion che uccidi diventano tuoi è completamente no sense. Ha un... Non ha senso. Secondo me questa cosa la cambieranno, non possono lasciarla, è troppo forte. È troppo forte. Anche perché così non è più un jungler, cioè così è un solo laner, lo metti top tank AP. E ti pusha la Madonna, ti pusha la Madonna. È meglio di Yorick. Cioè Yorick spone i robini, lei è meglio. Lei gli ruba i nemici. No, lei trasforma. Lei trasforma i nemici, quindi è come se avessi doppi minion dalla sua parte. Magari non fanno danno, ma anche se non facessero danno, si tankano comunque i colpi. Poi vabbè, ha attack speed infinito. Ragazzi, a voi le conclusioni, io sta roba la chiamo broken. Io sta roba la chiamo broken. Io sta roba la chiamo broken. Non si può dire altro. Cioè qua non è nemmeno esagerare per fare il video clickbait, eh. Poi cos'è sta roba? Cos'è la... Ma che è, lo succhia? Che è sta succhia? Cicivi un... Ah beh, sì, vabbè. Ma lo succhia! Ma lo stava succhiando! Vedi, si era annicchiata, ha fatto... E recuperava vita... No, vabbè. Ma che cazzo è sta roba? Guarda, ogni minion diventa suo! Ma guarda quanti ne ha! Raga, ma voi vi rendete conto quanti ne ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Sono tre wave, eh? 6, 12... Sono tre wave! I suoi robi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Cioè lei si è fottuta 10 minion nemici e se li è convertiti a suoi! No, broken, assolutamente broken. Allora, lei esce sul PBE il 24 sera, ok?
il 24 sera, martedì. Martedì venite sul mio canale Twitch e la giochiamo. E questa cosa qua è secondo me una delle robe più rotte mai viste nel gioco. Nemmeno il revive di Akshan ci si avvicina. È una roba troppo. Non sappiamo i numeri, non sappiamo niente. Ma comunque, dal trailer, ok? Da questo trailer qua, io l'avevo detto, dai trailer, ragazzi, sì, dalle cinematic si capisce sempre cosa fa un campione. Vi ricordate quando vi dissi che lei si sarebbe teletrasportato, avrebbe avuto un dash molto veloce? Per questa cosa che fa? Visto? Questa cosa che fa è letteralmente quello che abbiamo visto prima. Certo, qua lo fa istantaneo, ok? Tipo flash. Però ormai è chiaro che questa abilità è quella roba lì che abbiamo visto. Ora c'è da vedere se lei starta il game così. Molto probabilmente sì, secondo me. E se cambia nel tempo. Se tipo, non so. Non sono una semplice progenie del vuoto. Io sono molto di. Non so se inizia così. E poi cambia. Cambia e diventa effettivamente questo, cioè quello che abbiamo visto. Nel gameplay di adesso. Secondo me è così. Lei inizia da forma umana, poi magari sblocca la R, oppure dopo un po' diventa così. Non lo so, sicuramente non credo sia perennemente così. Imo. Penso che inizierà. Penso che inizierà in forma umana, chiamiamola umana.